Ragazzi, mi ha richiesto un aggiornamento il gioco. Per un attimo mi sono spaventato. Ebbene ragazzi, eccoci qua su Piante contro Zombie 2. Raga, oltre all'Halloween che ci dobbiamo subire, ci ha fatto pure un jumpscare. Quindi nel senso, riscattiamo almeno questo quanto che mi rallegra un po', va. Mannaggia, guarda. Allora, abbiamo qui la pianta vivaio, il rovo, una pianta molto interessante, nonché una delle piante forse che potrebbe essere più utile all'inizio del gioco. Allora, innanzitutto c'è una bocca di drago, vedo. Ok, cosa ne gusta perché possiamo potenziare la bocca di drago, cosa che aspettavamo da tanto tempo. E ora, raga, basta spendere gemme perché se no le gemme prima poi finiscono. Ragazzi, nell'ultimo episodio siamo rimasti che con quella pianta suprema noi abbiamo saputo gestire la nostra situazione al meglio possibile. Oggi però dobbiamo vedere se ci sarà qualcosa di nuovo. Perché ora stiamo parlando qua di giorni fino a 15. Quindi nel senso, fino al 15 noi dovremmo stare attenti. Perché comunque i giorni si iniziano ad allungare. Quindi ti consiglierei di iniziare a adottare qualche tecnica particolare per questo mondo. Ok, supera i zombie in questo agghiacciante prato della sventura. Agghiacciante pure? Abbastanza direi pure. In effetti è un colpo d'eco che ci stanno perché sono costumi di Halloween, quindi nel senso ci stanno benissimo. Allora, questo qui magari non lo useremo stavolta. E useremo il tubero esplosivo. Abbiamo anche la banana elettrica. Le zucche da un po' che non le vedo. Signora zucca, buongiorno. La zucca non la vedo dai tempi dello Yeti. Cioè tipo verso quelle da comunque se non le piante contro zombie 1. Comunque da piante contro zombie 1 non vado la zucca io. L'ultima volta che lo so è stata su piante contro zombie 1, quindi stiamo parlando di qualche un annetto fa. Ah, fanciullo! Forza, poi corrente di lancio, Attenti che qua tutte piante elettriche, non è che scherza più. Porca Eva l'elettricità che tira, non scherza. Vai elettricità! Faccio un colpo di elettricità, mazza. Sentiamo la stessa. Porca! Tsunami di elettricità, tsunami. Boh, ma quell'armatura? Raga, passiamo al giorno 12. Ok, molto interessante questa buccia banana elettrica. Forse questa potrebbe riscaldare. Maghi, Merlino, un po' di cose. Ah, c'è la piccola noce. La piccola noce sempre presente. Ah, raga, passiamo al livello 12. Ok, qui sta tentando di aprire il suo amico, ma la vedo un po' difficile, essendo che è un po' messo in trappola. Così non è giù. Guarda, aiuto io ad aprirsi, dai. Mangiati questa. Molto resistente sto piccolo pezzo di noce, scusa. Cioè, credo sia abbastanza resistente, lo sto facendo. Oddio! Ma? Ah, con questa. Con il fiore di luna si potenzia. No, che è successo? Ritorna in me. Sputa. Mazza che bello. Mazza che bella sta pianta. Sputa. Puh. No, sputa, che è un po' di sgracchio qua, vedo. Ok. Un'altra gigantesca orda di zombie, aspetto la gigantesca orda. Ok, sputa qua. Vai potere. Porca. Altro che maghi. Una gigantesca orda di zombie. Ok, no. Dammi qua. Ok. Sputa. Sputa tutto. Sta sgracchiando. Qua abbiamo bisogno di. Che sputa, signor. Mamma mia. Scannalo, compa. Mamma mia che compare. Mamma mia, sputerei in faccia, sputerei. Siamo raga al giorno 13. 13 mi sembra si diceva. Egitto, che dobbiamo fare? Che cuore è più leggero della piuma di corvo di struzzo. Mamma mia, ma se stanno per i capelli un po'. Tubero esplosivo? Sì, va di tubero esplosivo stavolta. E le piante ci sono già alcune che già conosciamo. Una che si mette sulle tombe, che onestamente non lo sto vedendo. E l'altra che rallenta i zombie. Livello 10? Che fa livello 10? Ok, credo che. Ah, gli fa pure male! Eh sì, ma poi si fa fatti suoi, cioè la cosa mi stupisce. Ti sta a magnà, fratellino. Te sta a magnà, ti sta facendo a funno chi va da te. Ah, ma io la voglio ignazzi.
c'è Anubi, attenzione a Anubi, da qua. Mazza il cattesimo, quante cose. Ok, lo rese vulnerabile. Mamma mia, cosa con me adesso. Oh, che è questa cosa? Ah, aziona, compa, aziona. Porca, compa. Rubero, esplosioni ovunque, esplosioni ovunque. Oh, andiamo, compa. Porca Eva. Passiamo, raga, al giorno 14. Questa a livello 10 inizia a essere più utile. Anche se non ho capito cosa fa poi alla fine questa pianta qua vampiro. Pianta a rischio stavolta. Ok, gli obiettivi comunque ci iniziano a essere. Comunque non è che non ci sono gli obiettivi. Che abbiamo qua? Zombie orco. Per sconfiggere un zombie useremo la bocca di livello 3. E costa anche 150. Però costa 175, mi ricordo, almeno se non erro. Ok, qui c'è una piccola zucca che ha bisogno della nostra protezione. E noi gliela daremo tutta la protezione che necessita. Porca. Oh, tempesta di sabbia. Ok, speravo che non avvenisse, però va bene. Speriamo di gigantesca auto di zombie. Oh, santo cielo. Io ho sito interessante. Porca paletta, attenzione. Ok, manteniamoci con eleganza. Ok, sto riuscendo a respingere un po' tutti quello che sto vedendo. Oh, santo cielo. Tubero. Mazza, neanche tempo di avvicinarsi, raga. Mi sa che l'abbiamo già sconfitti. E anche, raga, giorno 14 direi andato con grandissimo successo. E che almeno che vuole fare? Dai, perché mi stanno in fea, va che è meglio. E questo potenziamo pure. Tanto madonna. Raga, dobbiamo passare al giorno 15, quindi si va a spendere 2500 monete per continuare il nostro tragitto nel giorno 15. Quindi siamo un quarto di giorni siamo. Sono i zombie in questo ghiacciante prato della sventura. Chi ci abbiamo come zombie? Ok, più o meno gli stessi. Non bisogna avere timore di questi zombie. Possiamo sconfiggerli in 3 seconds. Guardate come si fa, raga. Allora, iniziamo. Giorno 15, vai. Raga, qua Halo mi sta diventando molto curioso. Io mi vestirò da vampiro, se ancora non lo sapete, visto questo vecchio episodio. Io nel caso lo dico perché è essenziale dire questa frase. Oddio, c'è un fiore che comunque, scusa, questi sono meteoriti, no? Ma i dinosauri non fanno qualche effetto sta pianta, dove potete stare? Se non vi dispiace, signori. Infatti fino qua, che perfetto. Se non ha problemi a portarcelo. L'ho visto sbaglio. Scusate. Quello zombie è nuovo, non ci dovrebbe essere quello zombie. Vabbè. Ok, qua. Tubero che sbuca, perfetto, ottimo. Ok, non è così particolare. Sì, arrivate. Fantasma, lo mettiamo qua il fantasma. Porca. Che casino, tutto stiamo annientando. C'è un'altra che ha di zombie. Porca, ok, questo gli ha fatto male, buona a sapersi. Non ti offendo più, mamma, mi avevo fatto uno di quei casini assoluti. E vabbè, ragazzi, questo episodio possiamo concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Questa pianta mi sa si dovrà comprare con le gemme o con i soldi. Andrò a vedere sicuramente con i soldi. Ma per questo episodio è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio di Piante contro Zombie 2. Ciao a tutti, mi raccomando, sentite questi zombie qua che comunque sono fatti più potentini. Adesso pure gli obiettivi e ci uno mettere. Ma ancora abbiamo strada da fare.